La rinnovata Ionica è pronta all'esordio e ha affrontato subito il Mazzarone, una delle squadre che comunque insomma l'anno scorso sorprese un po' gli addetti ai lavori, è andato probabilmente al di là delle previsioni estive. Sì, sicuramente è una trasferta complicata perché comunque è la fine di campionato, quindi ancora ci sono pure ancora i carichi di lavoro da smaltire. Siamo stati rinnovati per parecchi undicesimi, quindi sicuramente dobbiamo continuare, dobbiamo lavorare, però già è campionato, quindi devo farci fare pronti, è una trasferta complicata, come l'anno scorso mi ha fatto bene e sicuramente quest'anno vogliono fare altrettanto bene, quindi dobbiamo essere pronti alla gara. Che indicazioni sono arrivate dalla Coppa Italia, al di là del passaggio del turno? Ah, diciamo che le indicazioni sono state positive perché comunque al momento abbiamo anche avuto tante defezioni, quindi ho un gruppo che mi segue, che abbiamo lavorato, abbiamo fatto bene, abbiamo fatto cose buone, cose non buone, come è normale che sia, però l'atteggiamento al lavoro che abbiamo quotidianamente all'inizio dell'allenamento mi fa stare appunto tranquillo, i ragazzi si impegnano, sicuramente alcune cose le dobbiamo migliorare, ne abbiamo parlato, cercheremo di farlo perché è così, sì, solo così possiamo fare bene. Che campionato sarà? Si dice sempre di un'eccellenza spaccata in due, un po' come era accaduto l'anno scorso, però l'impressione è che poi nella singola gara può davvero accadere di tutto. Vabbè, l'anno scorso è stato comunque tirato, è normale che poi ci sono anche quest'anno squadre che sulla carta sono partite con i favori del pronostico, l'Enna, il Modica, il Paternò, il Gela, secondo me anche Aleonzio, la Nebros, dico, sono squadre che sicuramente si sono rinforzate molto e hanno fatto bene. Quindi dico, poi anche le squadre che devono lottare per la zona, diciamo, di metà classifica o bassa classifica, comunque sono squadre che abbiamo visto oggi qua, dico, vengono dalla pelle. Spettatori a Visconti, dove la Messana insomma ha tenuto testa all'Enna, avrebbe anche potuto portare a casa un punto che alla vigilia sembrava isperato. Sì, secondo me il pareggio poteva pure starci, partita difficile, combattuta. Poi Lenna ha fatto appiazzato questa ripartenza a metà del secondo tempo, ha indirizzato la gara, però devo dire che la Messana ha venduto cara la pelle e poteva anche finire tutto in pareggio. Questa è dimostrazione del fatto che poi le partite si devono giocare, si devono vincere, non è mai facile perché gli avversari sono sempre lì. L'obiettivo stagionale di questa Ionica. Ah, noi, la società ci ha chiesto naturalmente di trovare la salvezza il prima possibile, noi dobbiamo essere bravi a affrontare gara per partita, cercando di dare il massimo e di portare a casa quasi sempre i 3 punti, questo deve essere il nostro obiettivo, poi ci sarà quando ci riusciremo e ci sarà quando non ci riusciremo.